Una situazione ormai insostenibile, una situazione che ha richiesto a un gruppo di mamme di Vermezzo con Zelo nell'Abbiatense di indire una raccolta firme per chiedere a Stav di migliorare il trasporto pubblico che i loro figli utilizzano ogni giorno per andare a scuola e per arrivare alle stazioni di Abbiategrasso e Albairate. Nel primo giorno ufficiale, lo scorso sabato, in un bar del paese, la raccolta firme è partita con una cinquantina di adesioni ancor prima che carta e penna fossero messe sul tavolo. È un'iniziativa che è partita da alcune mamme, in quanto stiamo riscontrando diversi problemi riguardanti appunto i trasporti, corse che saltano, ritardi nel passaggio, e spesso e volentieri i ragazzi si trovano per strada, perché se il ragazzo non ha il genitore che lo va a recuperare deve aspettare la corsa successiva. I problemi non riguardano solo il viaggio di andata, ma anche quello di ritorno a casa degli studenti. Per quanto riguarda il nostro problema specifico, da Corsico c'è solo un pullman che passa alle 14.40, i ragazzi uscendo o alle 13.15 o alle 14.15, perché hanno diverse uscite durante la settimana, spesso e volentieri si trovano in difficoltà. Devono poi prendere il treno a Cesano, arrivando appunto ad Albairate, anche lì non c'è un pullman che poi li porta a Vermezzo, a Gudo, per il ritorno. I ragazzi devono appunto avere qualcuno che li va a recuperare con la macchina, perché altrimenti sono a piedi. Oltretutto la strada dalla stazione di Albairate a Vermezzo, percorrendola a piedi, è una pericolosissima, perché non c'è un marciapiede, non c'è un punto in cui i ragazzi a piedi possono tornare. È capitato che l'hanno fatta a piedi con il rischio di essere investiti. È comunque pericolosa. I genitori, come vi abbiamo raccontato anche la scorsa settimana, sono sempre più spesso costretti a pagare un abbonamento, ma poi a portare i figli in auto alla stazione di Albairate. Noi siamo al lavoro tutto il giorno e riceviamo la telefonata dei nostri figli, sono in mezzo alla strada, che cosa faccio?